In quest'ora vediamo probabilmente uno dei più famosi teoremi di analisi matematica, cioè il teorema di Weierstrass. Allora, cominciamo con un'osservazione, un lemma. Se vi ricordate, noi abbiamo perso, dopo aver definito aperti, chiusi, compatti, eccetera, abbiamo perso un po' di tempo appunto sui compatti. Abbiamo perso tempo sia nel definire cosa sia un insieme compatto, che è una definizione non propriamente intuitiva, sia nell'osservare che i sottoinsiemi compatti di R sono tutti e soli gli insiemi chiusi e limitati. Un compatto è sempre chiuso e limitato, se un chiuso e limitato di R è anche compatto. Allora, il motivo per cui abbiamo fatto questo sta nel seguente teorema, che ha, diciamo, è un lemma rispetto al teorema di Weierstrass e che comunque vale la pena di essere evidenziato di per sé. La situazione è questa: io ho due spazi medici x di 1 e y di 2, ok? Poi una funzione f da x a valori di y. Cosa? Poi f so che è continua in x grande, che significa in tutti i punti di x grande. Questo cosa significa? Significa che il limite per x che tende a x con 0 di f di x è uguale a f di x con 0. Per comodità supponiamo che tutti i punti di x grande siano di accumulazione. Non è importante, perché nei punti che non sono di accumulazione la funzione è automaticamente continua. X con 0 è un punto di x grande. Questa nozione di continuità la possiamo definire, come l'abbiamo definita tra in una funzione da R in R, va bene pure per gli spazi medici. Ok. Cioè, adesso cosa diciamo? Prendiamo K, un sottoinsieme di X che sappiamo essere compatto, allora qual è la tesi? Che f di k è compatto, contenuto in y, è compatto pure in y. Cioè, si usa dire che l'immagine attraverso una funzione continua di un compatto è compatto. Questo è un concetto che vale la pena di avere in generale. Cioè, se io ho un compatto, faccio la f, lo trasformo con una funzione f, l'immagine deve essere compatta sempre. In particolare, ricordatevi che tutti i compatti sono limitati e chiusi, quindi questo era compatto, era limitato e chiuso, l'immagine minimo deve essere limitata e chiusa, che sappiamo che è compatto. Quindi, diciamo, non possiamo avere una funzione continua, per esempio, pensiamo a una funzione da R in R. Se io ho una funzione continua su un intervallo chiuso che è compatto, l'abbiamo dimostrato, l'immagine non può fare tutto R, perché tutto R non è compatto. Poi vedremo numerosi esempi. Comunque, cominciate a fissare in mente l'idea che l'immagine di un compatto è compatto. La dimostrazione è sorprendentemente facile. Allora, io cosa devo dimostrare? Io devo prendere una successione yn contenuta in f di k,
so che per ogni n appartenente a n esiste x con n tale che f di x con n è uguale a y con n. Per quale motivo? Y con n stavano nell'immagine, quindi ci sarà qualche punto x con n che sta nella controimmagine di y con n. Adesso vado a considerare la successione x con n. Questa è contenuta in K, quindi esiste un'estratta x con n j, estratta da x con n, che comunque stava in K, tale che il limite su j x con n j è uguale a un certo x appartenente a K. Questo per la condizione di compattezza. Cosa mi diceva la condizione di compattezza? Che da ogni successione posso estrarre una sottosuccessione convergente di K. Ma da questo, siccome la funzione è continua, questo implica che quando vado a fare il limite di f di x con nj, questo deve fare f di x. Ma questo è anche uguale al limite f di x con nj, se ci fate caso è y con nj. E questo f di x naturalmente sta, essendo immagine di x che sta in k, sta in f di k. Quindi se andiamo a vedere cosa abbiamo dimostrato, noi abbiamo preso una qualunque successione di elementi di f di k. Abbiamo fatto vedere che esiste una sottosuccessione yng, una successione estratta da yn, che converge a un elemento che sta in f di k. Quindi f di k, cioè esattamente quello che dovevamo fare. Quindi quella definizione che poteva sembrare strana era fatta apposta per, come dire, far risaltare la proprietà essenziale degli insiemi compatti, cioè, e questa proprietà essenziale fa sì che quando andiamo a trasformare un insieme compatto con una funzione continua, l'immagine è necessariamente compatta. Questo vale, è generale, vale per una, per ogni funzione continua tra due spazi. Ovviamente vale anche per le funzioni continue da R. Adesso andiamo a fare un'altra osservazione. Questo qui cerchiamo di lasciarlo sulla lavagna e andiamo a scrivere sulla lavagna di dietro. Allora, osservazione, già sappiamo, abbiamo R con la solida distanza euclidea, cioè con la metrica solida, quella del valore assoluto della differenza. Sappiamo che K contenuto in R è compatto se e solo se K è limitato e K è chiuso. Abbiamo fatto un po' di fatica per vedere questa cosa. Se è limitato e chiuso in R è compatto perché abbiamo visto che gli intervalli chiusi sono compatti grazie al massimo e minimo lì, e quindi un sottoinsieme limitato e chiuso di un compatto è compatto. Viceversa, se un insieme è compatto, in generale abbiamo fatto vedere che è sempre limitato e chiuso. Questo già lo sappiamo, l'abbiamo già dimostrato. Osserviamo che adesso
se K è compatto, diciamo, se K ha contenuto in R è compatto, allora l'estremo superiore di K è uguale al massimo di K, mentre l'estremo inferiore di K è uguale al minimo di K. Cioè gli insiemi compatti in R possiedono massimo e minimo. Per quale motivo? Allora, noi cosa sappiamo? Allora, sappiamo, dimostrazione, allora, chiamiamo l'estremo superiore di K, lo chiamiamo lambda grande, e l'estremo inferiore di K lo chiamiamo lambda piccolo. Ovviamente questo lambda piccolo è più piccolo di lambda grande, però dico che questo lambda piccolo è maggiore di meno infinito e questo lambda grande è minore di più infinito, cioè sono numeri reali, perché se è compatto è limitato. Allora, se è limitato, l'estremo superiore non può essere più infinito. Questo perché K è limitato. Allora io dico che anche lambda piccolo e lambda grande tutti e due appartengono a K. Perché? Perché K è chiuso. Se vi ricordate la definizione di estremo superiore, anzi le condizioni, diciamo, caratteristiche, allora io so che ogni volta che fisso un epsilon maggiore di 0 ci sono dei punti. Io so che per ogni epsilon maggiore di 0 esiste x appartenente a k, tale che x è compreso tra lambda meno epsilon e lambda per forza. Minore o uguale di lambda perché lambda è un maggiorante, e maggiore di lambda meno epsilon perché lambda meno epsilon non è un maggiorante, ci deve stare qualche punto di k. Allora, questo che vuol dire? Vuol dire che lambda grande è un punto di aderenza. Se vi ricordate la definizione di punto di aderenza, ma i punti di aderenza stanno nella chiusura, quindi siccome lambda è chiuso, lambda grande sta in K, lambda piccolo sta in K. Lambda piccolo il ragionamento è completamente analogo. Quindi che cosa ne segue? Che essendo un elemento di K sarà il massimo, quindi la tesi è minimo. Inferiore, essendo un punto di K, sarà il minimo. Quelli sono se stanno nell'insieme sono massimo e minimo. Se, ricordate, se io ho l'intervallo aperto 0, 1, l'estremo superiore fa 1, l'estremo inferiore fa 0, ma non sono massimo e minimo, perché se però ho che ne so, l'unione dell'intervallo 0, 1 chiuso con l'intervallo 3, 4 chiuso, il massimo di questo insieme fa 4, il minimo di questo insieme fa 0. Ok, adesso andiamo a vedere il teorema di Weyl. Il teorema di Weyl devo necessariamente cancellare un po', cancellare un po'.
di Weierstrass. In tedesco la beta, la doppia S si fa con la beta. A voi. Ogni lingua ha le sue particolarità. Allora, la situazione è questa. Noi abbiamo uno spazio metrico X con la sua distanza D. Poi abbiamo R con la distanza euclidea. Abbiamo F da X in R continua. Poi abbiamo K contenuto in X compatto. Poi guardate, ve lo rienuncio, diciamo, come metto un corollario per le funzioni da venere. Allora esistono x con 1 e x con 2 appartenenti a x, a k, scusate, tali che f x con 1 sia minore o uguale di f di x sia minore o uguale di f di x con 2 per ogni x appartenente. Allora, x con 1 e x con 2 si dicono rispettivamente punti di minimo e massimo della funzione f su k e possono non essere unici e possono non essere unici, però esistono magari ce ne stanno altri, però f di x con 1 e f di x con 2 sono invece il valore minimo e max di f su k e ovviamente sono unici. Allora, che vuol dire questo? Prima di dimostrare il teorema, riflettiamo sul significato dell'enunciato. Allora, io ho una funzione continua, la considero su un insieme compatto. Su questo insieme c'è un punto dove la funzione assume il valore più basso possibile. Attenzione che i valori stanno in R, quindi li possiamo ordinare, il codominio è R. Questo sta in R, questo pure sta in R. Quindi questo minimo e massimo sono valori reali, non, la funzione non può andare a meno infinito, a più infinito. No. Sul compatto si deve mantenere tra due valori. Per esempio, io ho un insieme di possibili scelte per andare da Cassina a Forno. Posso variare il percorso, posso variare la macchina, posso variare il tipo di carburante, posso variare tante cose. Però supponiamo che questo insieme sia compatto. Allora avrò una funzione costo che mi dice quanto spendo, quanto devo spendere in euro per andare da Forno a Cassino.
se l'insieme è compatto, io so che c'è una scelta tra tutte quante che è la migliore di tutte, e so che ci sarà invece un'altra scelta che sarà la peggiore di tutte. Allora, diciamo che la strada, prendo sicuro la sua strada, poi invece scelgo tre tipi di carburante diversi e tre tipi di auto diversi. Allora, il numero di combinazioni che posso realizzare è un numero finito, l'insieme è finito, tutti gli insiemi finiti sono compatti, e quindi sicuramente c'è una scelta che è la migliore di tutte, una scelta che è la peggiore. Se invece decido che per esempio il percorso è sia arbitrario, scelgo io, allora in realtà che succede? Che l'insieme non è compatto. Perché non è compatto? Perché io posso decidere in ogni momento di tornare indietro e allungare, farmi un pezzetto in più. Quindi per esempio per prevenire la forma a cassino ci posso mettere 40 km, ci posso mettere 80, posso prima andare a Helsinki e poi tornare a fare 6.000 km, oppure posso decidere di arrivare fino a Pechino e poi tornare a Cassino e farne ancora di più. Posso fare tanti giri in tondo che non ci sarà il massimo della lunghezza, e quindi non ci sarà il massimo della lunghezza. E quindi se in quel caso vuol dire che se non c'è il massimo, per forza l'insieme non è compatto, perché abbiamo questo teorema qua. Però il minimo c'è lo stesso. Al variare di tutti i percorsi possibili, chiaramente uno che minimizza è quello, è dipende da un altro fatto che non vi posso spiegare adesso. Ok. È importante questo teorema, ripeto, perché? Perché andare alla ricerca del massimo e del minimo di una funzione è uno dei principali problemi dell'analisi matematica. Io ho, per esempio, in economia una funzione di produzione e voglio minimizzare il costo, oppure voglio massimizzare il profitto, ricavi meno costo. Oppure ho una certa funzione di sempre produzione e voglio minimizzare il diciamo, consumo energetico. Quindi, allora qual è il problema? I problemi sono due. Esistenza, eventualmente poi unicità della soluzione. Noi qua rispondiamo al problema dell'esistenza, cioè mettiamo per esempio, voi conoscete che, sapete che le auto hanno forme diverse per avere un'aerodinamica migliore. Allora noi non sappiamo se esista la forma migliore possibile. Se noi vincoliamo, in realtà non esiste, esiste solo se tu metti un vincolo alla lunghezza della macchina. Se tu metti un vincolo alla lunghezza dell'auto, allora probabilmente ci sarà una forma che è meglio di tutti. Ma se tu ipoteticamente puoi avere una macchina lunga 300 metri, allora il coefficiente di penetrazione aerodinamica può scendere molto vicino allo zero, perché tu la puoi fare con un angolo molto piccolo, no? Puoi fare appuntito, ma... ovviamente questa cosa non è pratica perché appena la prima curva hai dei problemi. Però diciamo, dal punto di vista teorico, qual è il discorso? Il discorso è, ma insomma, io vado alla ricerca di una soluzione, allora ho trovato che quella funzione mi fa 3 in quel punto, in quell'altro punto mi fa 2,9, nell'altro punto fa 2,87, nell'altro punto fa 2,86,5. Devo andare avanti
mi devo ancora preoccupare che questa funzione possa scendere molto oppure no? Innanzitutto devo sapere se ci sta il minimo, perché se non c'è il minimo, se l'insieme non è compatto e può capitare che non ci sia il minimo, io potrei avere problemi a, cioè non esiste un valore dove, un punto dove la funzione abbia un valore più basso di tutto. Cioè io devo sapere innanzitutto che la mia ricerca abbia un senso, è chiaro? E il teorema di Weiss si sposa esattamente a questa condizione. Allora, dimostrazione, come si fa? La dimostrazione f di k è compatto, f di k è contenuto in R, è compatto perché? Perché f è continua e k è compatto. Allora chiamo lambda uguale al massimo di f di k che esiste e lambda piccolo uguale al minimo di f di k, che esiste pure lui per l'osservazione che abbiamo fatto in precedenza. Allora, supponiamo che f di x con 1 sia uguale a lambda v, f di x con 2, diciamo, esiste x con 1 tale che f di x con 1 è uguale a lambda v, ed esiste x con 2 tale che f di x con 2 è uguale a lambda v. Adesso se vado a prendere un altro x che appartiene a k, sicuramente f di x è più piccolo di lambda grande perché è il massimo ed è più grande di lambda piccolo perché lambda piccolo è. Fine del teorema. Quindi come vedete, da dilemmi la dimostrazione del teorema è banale, ok? Immagino un compatto e un compatto, i compatti ce l'hanno il massimo e il minimo, sì. Allora se questo è il massimo ci deve stare un punto dove la funzione vale il massimo, se questo è il minimo ci deve stare un punto dove la funzione vale il minimo, e gli altri punti la funzione vale pure l'intervallo, vale, ah, diciamo l'intervallo. Quindi come vedete questo teorema di Weierstrass è diventato una banalità, però dopo aver fatto un certo numero di lemmi e dopo aver dato le definizioni in una maniera. Andiamo a vedere il corollario, un corollario possibile del teorema di Weierstrass. Anzi, poi vediamo degli esempi. Intanto vediamo questo corollario. Se f è una funzione da a a b a valori in R continua, esistono x con 1 e x con 2 appartenenti ad a b, tali che f di x con 1 sia minore o uguale di f di x minore o uguale di f di x con 2, però un x. È ovvio, AB è un insieme chiuso e limitato, quindi è compatto. La funzione per ipotesi è continua. Ci sta il minimo, ci sta il massimo. Se faccio il grafico, questo è il punto di min, in questo particolare esempio, questo è il punto di min. Il punto di minimo è dove la funzione assume il valore più piccolo, il punto di massimo è dove la funzione assume il valore più grande.
andiamo a fare degli esempi. Esempio. F di x uguale x. X appartenente a 0, 1. Posso applicare Weierstrass? Sì. La funzione è continua. Questo è il grafico. Qual è il punto di massimo, qual è il punto di minimo, qual è il valore massimo, qual è il valore minimo, qual è il punto di minimo? 0. La funzione vale? Il punto di minimo vale 0. Qual è il punto di massimo? 1. La funzione vale? Al massimo vale 1. Allora facciamo esempio 2. Posso applicare Weierstrass? Sì, la funzione è continua. Allora, che questa funzione sia continua, questa funzione è uguale a meno x di qua a x di là, l'unica cosa che bisogna verificare per controllare che sia continua è che nel punto dove la definizione cambia, i due limiti vedremo fatti da destra e da sinistra, cioè se mi avvicino a 0 da destra il limite della funzione fa 0, se mi avvicino a 0 da sinistra il limite della funzione fa 0, e quindi in 0 la funzione vale 0, quindi come dire, questa giunzione si effettua in maniera continua, quindi effettivamente la funzione è continua su tutto meno 1, 1. Non voglio entrare qua nel dettaglio, poi lo vedo. La funzione è continua. Quindi posso applicare Weierstrass. Quindi ci sono i punti di massimo e minimo. Allora, in questo caso chi è il punto di minimo? 0. Dove la funzione vale? Chi è il punto di massimo? Ah, sono 2, meno 1 e 1. Dove la funzione vale? Entrambi i posti vale. Questo è evidente da come è fatto. Esempio 3. F di x uguale seno di x. X appartenente a R. Posso applicare Weierstrass? No. La funzione abbiamo dimostrato l'altra volta che è continua, ma l'insieme non è compatto. Ci sono i punti di massimo e di minimo? Sì. La funzione più di 1 non vale. Dov'è che vale 1? Nei punti del tipo t greco mezzi più 2k t greco. Questi sono i punti di massimo del segno, dove la funzione vale 1. Dov'è che vale meno 1? Allora, se x appartiene ad A, se solo se seno di x uguale a 1, chiamiamolo invece di a, chiamiamolo 5. Poi abbiamo c2 uguale l'insieme di meno
anzi questo lo chiamiamo C2, meno pi greco mezzi più 2k pi greco, la funzione x appartiene a C2, se e solo se seno di x uguale a meno. Quindi come vedete, anche se non posso applicare le varie stress, effettivamente la funzione c'ha massimo. Esempio 4. Esempio 4, f di x uguale tangente di x, x tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi. Se vi ricordate come è fatto il grafico, la funzione è continua? Sì, perché un rapporto di funzioni continue. Posso applicare Weierstrass? No. No. Perché no? Perché questo insieme non è compatto, non è chiuso. Come è fatto il grafico della mia funzione? Questo è il grafico. Approssimativamente, sempre. Ci stanno i punti di massimo e di minimo? Stavolta no. Avere un punto di minimo vuol dire che ci deve stare un punto dove la funzione ha il valore più basso possibile. Qua vedremo che quando la x tende a pi greco, a meno pi greco mezzi da sinistra, f di x va a meno infinito. Estremo inferiore del valore della funzione fa meno infinito. Estremo inferiore della tangente di x e x appartenente a meno pi greco mezzi pi greco mezzi fa meno infinito. Già questo vi dice che non è, se questa funzione è continua, non è possibile che questo sia compatto. Infatti non lo è. Chiaro? Esempio 5, f di x uguale l'arco tangente di x, stavolta la funzione è definita su tutto R. L'arco tangente è la funzione inversa dell'arco della tangente. Dimostreremo che la funzione inversa della tangente continua pure lei. Quindi che continua ve lo dico io. Posso applicare Weierstrass? Per quale motivo? Perché l'insieme non è compatto. È chiuso perché R è chiuso, ma non è limitato. Ci sono massimo e minimo? No, c'è l'estremo superiore che fa pi greco mezzo. Vedete un punto dove l'arco tangente fa pi greco mezzo? No, l'estremo superiore fa pi greco mezzi, quindi in questo caso l'immagine di A, se insieme, allora vedete A è aperto, dominio, l'immagine di A è tutto R, quindi non è compatto perché non è limitato. In questo caso l'immagine di A
è meno pi greco mezzo pi greco mezzi, non è limitato perché non è chiuso, perché non è chiuso, è limitato il margine. Ok? Ah, esempio 6. F di x uguale x fratto 1 più x quadro. X appartenente a R. Allora, se andiamo a fare il grafico di questa funzione mi viene fatto così, più o meno. Ah, la funzione è continua, certo che è continua, x quadro più una funzione continua, non sa nulla mai, questa diviso questa che è il rapporto di una funzione continua, funzione continua. L'insieme è compatto? No. Possiamo applicare Weierstrass? No. Ci stanno massimo e minimo? Sì. Sì. Il minimo vedremo quando faremo le derivate, vedremo che stanno in punto meno 1 e la funzione al minimo vale meno un mezzo. Il massimo sta nel punto 1 perché la funzione vale. Quindi, quando possiamo applicare Weierstrass siamo sicuri che, per esempio, se io prendo adesso l'arco tangente, invece di prenderla tra, su tutto R, la prendo tra 0 e 1, adesso ci stanno massimo e minimo? Sì, il minimo sta in 0 e vale 0, il massimo sta in 1 e vale più che uguale. Quindi quando posso applicare Weierstrass sono sicuro che ci siano un massimo e un minimo. Sono unici? No, se io prendo il seno tra meno 100 e 100, quanti di questi punti ci stanno? Tanti. Se io prendo una funzione costante, sono tutti punti di massimo e sono tutti punti di minimo, indipendentemente se l'insieme sia compatto o non compatto. Tuttavia, quando posso applicare il teorema di Weierstrass, Weierstrass mi dice che esiste almeno un punto di minimo, esiste almeno un punto di massimo. Ovviamente esiste il valore minimo, esiste il valore massimo. Quando non posso applicare Weierstrass, vanno in libertà. Magari la funzione non è continua, però il minimo ci sta lo stesso, il massimo ci sta lo stesso. Per esempio, prendete la funzione segno su tutto R, la funzione segno meno 1, 0, 1. Esempio 6, facciamo il grafico. La funzione segno f di x uguale segno di x. La funzione è continua? No, in 0 no. In tutti gli altri punti sì, ma in 0 no, perché in 0 il limite della funzione non esiste, è meno 1 da sinistra e 1 da destra, vedete. L'insieme è compatto? L'insieme è compatto? No, tutto R non è compatto. Posso applicare Weierstrass? No, la funzione non è continua, l'insieme non è compatto. Ci stanno i massimi e i minimi? Sì. Sì. Chi sono i punti di massimo? Tutti i punti positivi. Qual è il valore massimo? 1. Chi sono i punti di minimo? Tutti i punti negativi. Qual è il valore minimo? Meno 1.
allora prendiamo l'esempio 8, la funzione 1 su x tra meno 1 e 1, escluso 0, però la funzione fa così. In 0 non è definita, eh? In 0 la funzione è continua? Nel suo dominio, sì. E quella nel dominio dobbiamo a calcolare. È continuo. Che 0 non ci sta nel dominio. L'insieme è compatto? No, perché ci abbiamo tolto 0. Togliendo 0 non è più chiuso. Vale Weierstrass? Non vale Weierstrass. Ci stanno i punti massimo e minimo? Non ci sta. Estremo superiore fa più fine, estremo inferiore fa meno di fine. Adesso prendiamo quest'altra funzione. Allora, questa vale 1 su x dove valeva prima e vale 0 in 0, quindi stavolta la definisco in 0, la metto giù. Adesso l'insieme di definizione è compatto perché ci sta anche il punto 0, quindi è tutto meno 1. La funzione è continua? Stavolta no, perché stavolta in 0 è definibile. Quando vado a vedere in 0 faccio il limite da destra fa più infinito, il limite da sinistra fa meno infinito e non si accorgono. Quindi la funzione stavolta non è continua. Vale Weierstrass? No. Ci sono i punti di massimo e di minimo? No. Una cosa tu vuoi sapere, che se non ci stanno il massimo e il minimo vuol dire che Weierstrass non lo puoi applicare, che se potevi applicare Weierstrass stava massimo e minimo. Quindi vuol dire che o la funzione non è continua o l'insieme non è continua o tutte e due. Quindi qua non c'è massimo e minimo, l'insieme è compatto perché è tutto meno 1 1, che vuol dire la funzione, vedremo, dovrà per forza non essere continua. Prima no, prima era praticamente la stessa funzione tranne questo punto il grafico, ma era continuo, però era l'insieme che non era compatto, quindi basta, se in ogni caso non lo potevi applicare. Va bene, allora direi per adesso.